In Italia sono sopravvissute ormai solamente 36.000 stalle. L'anno scorso il prodotto di latte italiano assommava a 110 milioni di quintali, quello importato 86, manca poco ormai ad avere il pareggio. Per ogni milione di latte che scompare dalla nostra produzione nazionale scompaiono anche 1.200 mucche e altri addetti del settore agricolo. Quello che lei sta facendo e sta dicendo sicuramente può essere un lenitivo, ma non corrisponde alla realtà. Se non si abbassano i costi che oggi l'agricoltura deve sopportare per poter rimanere competitiva sul mercato, la nostra agricoltura è destinata ad essere marginale rispetto allo scenario internazionale e questo noi non lo vogliamo. Ciò che però ci preoccupa è l'impostazione in generale che il governo ha, molto impostata all'apparire e poco alla sostanza. Temo che la sua figura non sia sufficiente in questo caso se non si impone all'interno del Consiglio dei Ministri, perché la figura del Presidente Renzi, abbiamo capito anche sabato, punta di più all'immagine e all'apparire che non al concreto, altrimenti non ci spiegheremo come ancora il Made in Italy resta al palo. Questo è un paese che si propone come grande vetrina e soprattutto grande opportunità per il nostro settore agroalimentare. Non vogliamo che diventi invece una vetrina solo per la politica, solo per in questo caso il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricordandoci, come è stato correttamente già detto prima di me, che l'agricoltura sono i contadini, l'agricoltura è l'eccellenza e la difficoltà a produrre. L'agricoltura però sono anche paradossi, dobbiamo difendere il nostro prodotto, a partire ad esempio da quell'esempio che abbiamo proprio in questi giorni sotto mano, quello del problema delle vongole legato all'eticoltura. Bisogna andare in Europa e imporsi, Presidente, bisogna andare in Europa e imporsi, Ministro, non bastano 6 righe per dire quello che ha fatto o non ha fatto il Governo, occorre essere presenti molto più in maniera determinata su questo.